tenuto a. Compila quindi va. Buonasera, sono centrato, qui mi metto meglio, la camera ballerina. Buonasera a tutti, scusate per le prove tecniche, ma è giusto per impegnare un po' il tempo mentre verifico che sia tutto a posto. Non so se c'è già qualcuno collegato di questo periodo. Ormai siamo in periodo di ferie, quindi sono tutti in vacanza. Stasera non so come mai sono così spostato. Provo a fare una configurazione dell'ultimo minuto, così vediamo se riesco a centrarmi meglio. Potrebbe anche crashare tutto, ma fa lo stesso, ci si prova. Altrimenti mi sposto la camera. No, direi che va bene così. Allora provo a spostare io la camera. Se non funziona, fa lo stesso, rimarrò così. Ok. A posto, fa lo stesso. Tanto l'importante è che si senta tutto. Quindi poi magari mi avvicino anche un po'. Allora, benvenuti a questa nuova live. Questa sera abbiamo in programma un argomento un pochino particolare. Parleremo della Pomodoro Technique. In realtà solo, come dire, ne parleremo marginalmente perché è un pretesto per darci la possibilità di realizzare un'applicazione che segua magari dei requisiti che ci possiamo, come dire, un po' inventare. Adesso attiviamo anche la musica di sottofondo. Dicevo, è un pretesto per darci un po' uno spunto per avere dei requisiti da implementare e forse un po' alta, vediamo, caliamo un po'. Così va meglio. Mi sento poco io? Strano. Spero che nel microfono si senta. Requisiti da. Ok, sì. Un po' di problemi tecnici questa sera. Allora, dicevamo. Ripartiamo da capo, quindi facciamo finta di. Ok, benvenuti nella live. Così ripartiamo da zero. Allora, dicevo che l'argomento di questa sera è la Pomodoro Technique. Ne parleremo un po' a livello proprio prettamente introduttivo, giusto per, come dire, introdurla come tecnica utilizzata abbastanza, in realtà anche abbastanza diffusa tra sviluppatori, operatori dell'IT o comunque gente che generalmente lavora con il computer, potremmo dire. Di cosa si tratta? Allora, quello che faremo è vedere intanto una piccola introduzione a questa tecnica, anche se il nostro scopo non è, come dire, parlarne in maniera approfondita dal punto di vista di capire come funziona e vedere tutte le sfaccettature, ma andarci a costruire un piccolo tool che, basandosi su questa tecnica, per così dire, vada in un certo senso a darci una mano e a fare, come dire, da timer. Vedremo poi adesso un'introduzione a cosa serve. Sto cercando giusto un'infografica che ci possa dare la possibilità di capire un po' meglio. Ok, vediamo se riesco a far vedere questa cosa qui, così. Ok, ecco qua, magari un pochino più. La ingrandiamo un po'. In due parole, Pomodoro Technique è una tecnica, sì, chiamiamola tecnica, una metodologia più che altro,
che è stata inventata da Francesco Cirillo, inventata, diciamo che ha avuto questa idea di realizzare questa tecnica a livello base molto semplice, che risolve un problema annoso che è quello delle interruzioni o comunque della modalità con cui ogni giorno ci concentriamo per fare il nostro lavoro. Il successo di questa tecnica deriva principalmente dalla sua semplicità, diciamo, ossia dal fatto che si basa su un principio molto molto semplice, ovvero quello del timer da cucina. Intanto, piccola premessa, parliamo in questo caso proprio di sviluppo e di sviluppatori. Il problema frequente degli sviluppatori, che gli sviluppatori incontrano durante il lavoro di tutti i giorni, qual è? Quello di poter, come dire, scrivere codice e concentrarsi senza possibilmente essere interrotti. Ovvero, è stato scoperto, ci sono, non dico vari studi perché non saprei indirizzarvi su questi, ma come dire, opinioni e pareri raccolti da chi ha sviluppato sia questa metodologia che altre metodologie, come ad esempio mi viene in mente la Get Things Done, GTD, ce ne sono tante altre comunque. Di cosa si tratta? È stato riscontrato che il problema principale nel rallentare, come dire, il ritmo del lavoro di uno sviluppatore sta nelle interruzioni. Interruzioni in che senso? Ogni giorno mentre noi scriviamo il codice veniamo interrotti magari da una notifica, una mail che arriva, una telefonata urgente, un collega che ci chiede un parere magari istantaneo su una cosa, cose di questo tipo. Quindi cosa succede? Qual è il problema principale? È che ognuna di queste interruzioni ci fa perdere, per così dire, la concentrazione dal punto di vista, ovvero ci porta fuori da quella condizione di ordine mentale e concentrazione in cui ci troviamo nel momento in cui stiamo sviluppando e affrontando un problema. Questo ovviamente cosa comporta? Che dobbiamo ritrovare la concentrazione. Quindi ripartire praticamente da zero nel momento in cui l'interruzione finisce, noi ci dobbiamo ovviamente rifocalizzare, riconcentrare sul problema che stavamo affrontando fino a pochi minuti prima, fino ovviamente alla interruzione successiva. Tutte queste interruzioni, essendo dilazionate, essendo magari anche frequenti, nel tempo sono tali per cui alla fine della giornata hanno un peso abbastanza rilevante sul rallentamento di quello che è il ritmo di lavoro, con l'effetto che molto spesso soprattutto chi viene interrotto frequentemente, lavorando magari una cosa che è sottoposta a una pianificazione anche stretta, quindi parliamo di proprio appunto uno sviluppo di una feature, di software, magari dei task assegnati, in modalità agile, eccetera, eccetera, si, come dire, pensa un po', ha un po' l'impressione, diciamo così, di non aver combinato un tubo, cioè questo è un po' il succo della questione. Quindi che fare? Cioè, questo appunto è la problematica da risolvere, ovvero è necessario, se possibile, o comunque c'è chi ha pensato e ha cercato delle soluzioni o delle metodologie per cercare di risolvere o quantomeno mitigare questo problema in modo da consentire, da fornire una soluzione per gli sviluppatori o comunque in generale per chiunque in questo caso lavori al computer per cercare di limitare questo numero di interruzioni e ottimizzare in questo modo il flusso di lavoro. È ovvio che la soluzione non può essere rimango tutto il giorno senza ad esempio leggere neanche una mail oppure che ne so faccio una giornata sì, una no, cioè tutte queste attività, le urgenze ci sono, i colleghi possono aver bisogno, vanno armonizzate all'interno di un contesto in cui ci si cerca di limitare il danno che fanno. Da parte mia posso dire che, ad esempio, nel mio caso, molte delle interruzioni provengono da cose che
sono attivate da me stesso, non so, magari ho un momento di un crampo dello scrittore mentre sto scrivendo il codice, mi fermo e vado magari a vedere, non lo so, un sito web, vado a vedere chi ha risposto sul forum, a dare una mano a qualcuno. E quindi siamo anche noi stessi che magari a volte come dire, ci distraiamo autonomamente. Grazie for Gators per il follow. Non vedo l'aggiornamento qua in chat. Non ho visto neanche la notifica. Strano, quindi. Però lo leggo Quindi che fare? Quindi il buon Francesco Cirillo ha introdotto questo, chiamiamolo Francesco Cirillo, metodologia, non saprei come definirlo, comunque suggerimenti pratici per evitare queste distrazioni. A che punto mi sono distratto in questo momento perché ho troppe cose aperte sul desktop per seguire la live, ma è normale. In realtà questa metodologia, essendo molto semplice, piace a un discreto numero di persone, ma è anche vero che al giorno d'oggi è diventato più un prodotto, comunque una cosa su cui fare, come dire, della consulenza, e comunque ci sono state ricamate, dei corollari come, non so, un'attività di task da disporre e da utilizzare con questa metodologia, il report finale, cioè c'è tutta una cosa di contorno che di noi non ne parleremo, noi andremo un attimo a vedere come dire, il core, e quindi la parte che ci interessa di questa metodologia. In questa immagine vediamo praticamente il concetto spiegato in maniera abbastanza sistematica. Perché è molto semplice, perché si basa su un oggetto che praticamente abbiamo tutti in casa, e quindi potremmo anche non avere un'applicazione o un programma da utilizzare per fare questa cosa, come in realtà è quello che vorremmo fare stasera, quindi crearci il nostro timer e vedere come fare un'applicazione che possa gestire, almeno a livello base, queste funzionalità. Però quello che si va a descrivere in questo momento si può fare anche con il classico timer da cucina, quello che voi caricate e che usate per sapere quando la pasta è cotta oppure le lasagne sono pronte nel forno. Adesso ce n'è uno anche qui fisico a forma di, ovviamente, di cuoco, di chef, metto in webcam. Quindi il principio è molto semplice, voi caricate l'oggettino, oddio. Non lo vado a caricare perché dopo quando suona mi fa prendere un accidente. Quindi voi girate la base, caricate, mettete un certo tempo e il timer inizia ad andare. Supponiamo che mettete 25 minuti, che non è un valore a caso, il timer, entra in funzione, gira e quando arriva a zero suona. Come viene utilizzato con questa tecnica? La tecnica in realtà è molto semplice. La tecnica cerca di fissare un intervallo, generalmente sui 25 minuti, in cui, come dire, noi diamo un giro al nostro timer e in quei 25 minuti dobbiamo rimanere il più possibile totalmente focalizzati su quello che stiamo facendo. Quindi decidiamo un task da prendere in carico che magari possa occupare quei 25 minuti o eventualmente anche un multiplo in questo caso. E cosa facciamo? Iniziamo a lavorarci, quindi per quei 25 minuti non dobbiamo essere suscettibili di distrazioni o qualcosa che ci porti fuori dal nostro flusso di pensieri mentali che stiamo seguendo per implementare la funzionalità. Cosa può succedere? Che può arrivare un'urgenza, una mail urgente? Ecco, quello a cui ha pensato chi ha ideato questa tecnica è questo, il fatto che qualsiasi urgenza, pur urgenza che urgenza sia, può tranquillamente aspettare 25 minuti, che sia un collega che può aver bisogno o una mail a cui rispondere. Quindi il concetto di base è 25 minuti è un tempo ideale in cui noi potremmo concentrarci senza fondamentalmente
come si dice in italiano, cagare nessun altro, in poche parole. Questo è il pena, l'annullamento ovviamente di quello che è questa sessione che stiamo facendo di 25 minuti di concentrazione, che nella metodologia è chiamata anche pomodoro, da qui il nome della tecnologia, perché ovviamente prende spunto anche dalla forma di alcuni timer, la forma di pomodoro, ed è anche un'unità di misura con cui si vanno a contare tutti quegli intervalli di 25 minuti che per noi sono stati produttivi, in cui siamo st stati concentrati dall'inizio alla fine, e quindi di fatto che sono validi, sono a tutti gli effetti produttivi, cioè effettivi, potremmo considerarli di lavoro senza distrazioni, senza interruzioni. Detto questo, quindi al termine di questi 25 minuti, allora intanto qualsiasi distrazione a cui noi diamo seguito, ovvero arriva una mail, se noi leggiamo la mail, ovviamente il nostro pomodoro sarà nullo, cioè se ci distraiamo, ovviamente non abbiamo più questi 25 minuti di concentrazione, quindi quel pomodoro andrebbe annullato. Perché il timer da cucina? Perché se voi date un tempo, date un giro e mettete 20 minuti, il timer non si può resettare teoricamente, ovvero l'unica cosa che potete fare, non so, arrivate a 15 minuti, avete lavorato 10 minuti, qualcuno vi distrae. A questo punto il pomodoro è perso, nel senso che il vostro momento di concentrazione è perso. L'unica cosa che potete fare è cercare di farne un'altra e quindi ricaricare il timer e di fatto ripartire da zero, in poche parole, ovvero rifare altri 25 minuti. Cioè il pomodoro, che è l'unità di misura di 25 minuti, è valido se non date retta alle interruzioni, altrimenti ovviamente nullo e dovete riavviarne un altro. Se tutto invece va a buon fine, come fate normalmente con il timer da cucina, che lo prendete, lo ricaricate quante volte volete, ma se vi siete sbagliati, avete caricato troppo, dovete aspettare, dovete lasciarlo resettare perché arrivi fino in fondo a riutilizzarlo. Ovviamente non è che il concetto qual è che tra un pomodoro e l'altro è previsto un break. Quindi, come dice qua l'infografica, voi dovreste decidere il task da completare. Ovviamente non si intende un task full, ovvero una feature completa. Task si intende un'attività che voi sappiate possa essere espletata in 25 minuti, che può essere come dire, una parte intera di un task, oppure può essere una singola parte, un singolo pezzettino che magari si può dividere in due parti, quindi due pomodori, cioè dovete. Questa tecnica effettivamente è d'aiuto anche nel suddividere, nel seguire il cosiddetto divide timpera, ovvero dividere le vostre macro attività in attività più piccole e affrontarle una alla volta in queste sessioni che sono appunto i pomodori. Ovviamente non dovete necessariamente riempirlo tutto né cercare di come dire, lavorare di corsa, ovvero avere delle attività per 50 minuti, siete molto a rischio perché se andate un po' più lenti, due pomodoro non potrebbero essere sufficienti. Allo stesso modo, non dovete lasciare troppo spazio perché magari vi rimane un pomodoro che non sapete come allocare e teoricamente non potreste, come dire, acquisire un altro task da inserire. Quindi il task ad ogni pomodoro va assegnato il suo task. Si imposta il timer per 25 minuti, si lavora. Nel momento in cui il timer suona, cosa succede? Il pomodoro è finito se non avete avuto interruzioni e potete prendere uno short break, fare una piccola pausa di 5 minuti. Questa che cosa serve? Ovviamente lavorando con queste specie di, potremmo definirli comparti stagni, è chiaro che se per quei 25 minuti siete focalizzati e dovete resistere il più possibile nel non farvi interrompere né andare voi, magari se vedete una notifica, andare a leggere WhatsApp, andare a leggere Facebook o qualsiasi altra cosa, al termine di questi 25 minuti ci sono i 5 minuti di break,
che possono essere utilizzati o per dare una lettura alla mail o per alzarsi un attimo, che è preferibile sgranchirsi un momento, insomma, prendere quel momento di respiro che vi porta poi a di nuovo prendere un altro task, dare un altro giro al vostro pomodoro e ripartire con altri 25 minuti di lavoro, presumibilmente, possibilmente ininterrotto. Questo ciclo viene ripetuto 4 volte, quindi 25 minuti, 5 minuti di pausa, 25 minuti, 5 minuti di pausa. Al termine di un ciclo di 4, chiamiamole iterazioni, quindi di 4 pomodori, invece che 5 minuti di pausa, potete fare una pausa più lunga di 15 o 30 minuti a seconda di, diciamo, di quali sono le vostre necessità, se volete andare a prendere un caffè o quello che vi serve poi per essere produttivo. Quindi il concetto è come dire, da trasportare fuori. Sono concetti abbastanza semplici, cioè fino a questo punto, fino a questo livello, che poi è quello che noi interessa, perché ci sono poi tutti degli altri corollari, ad esempio il fatto di annotare, associare ogni task a un pomodoro, andare a notare quanti ne avete fatto, se ci sono delle interruzioni, andare, come dire, a contrassegnare quante sono state. Cioè, l'inserimento di questo in un'ottica di lavoro normale dovrebbe essere praticamente accompagnata da, come dire, anche una traccia di quello che avviene, perché? Perché in questo modo è chiaro che se voi, ad esempio, arrivate a fine giornata e vi accorgete che non riuscite a completare neanche un pomodoro, è palese che nell'organizzazione del flusso di lavoro ci sia qualcosa che non va, e quindi forse avete a che fare con persone che magari mi interrompono troppo spesso. Oppure l'organizzazione delle attività non vi consente di potervi concentrare per un tempo mediamente neanche poi lunghissimo, tutto sommato, e questo ovviamente ha delle ripercussioni alla fine della giornata, perché quello che potete portare avanti è molto limitato. Viceversa, cioè al contrario, applicando questo concetto si cerca di comunque garantire un tempo non lunghissimo ma tollerabile e quindi potenzialmente fattibile con un po' di esercizio, di concentrazione senza interruzioni, preventivando però, se tutto va bene, ovviamente se non ci sono delle problematiche, delle pause da poter fare, e in questo modo, come dire, non è che siete alla frusta o con ritmi elevati, ma avete comunque un quarto d'ora di pausa, mettiamo anche sia un quarto d'ora, quindi ogni 4 pomodori ci sono 5 minuti, avete 20 minuti, più 10 o 15 minuti, cioè a fine giornata le pause non mancano, ma sono pause funzionali a poter garantire che negli altri 25 minuti del pomodoro voi siate il più possibile produttivi da un lato e non interrotti possibilmente dall'altro. Quindi questo è un po' il succo, in questo caso sarebbe meglio dire la passata, visto che è un pomodoro, della metodologia. Quindi questo è un po' per cui noi tralasciamo tutta la questione della reportistica o dell'organizzazione del lavoro. Allora, io questa è una tecnica che avevo visto, avevo anche provato un po' di tempo fa, perché anch'io ovviamente, come tutti, ho il problema delle interruzioni. Diciamo che non è, secondo me, adatta a tutti i contesti, perché a volte ci arriva il capo e ti interrompe, non è che gli puoi dire: guardi, a meno che non abbiate condiviso la metodologia di lavoro, questo può essere utile per voi. Può essere utile anche come per monitorare, cioè se siete in difficoltà e ovviamente venite interrotti spesso, come dire, utilizzare questa metodologia può anche essere utile per segnalare a chi organizza il lavoro: guarda, sono sempre interrotto, non riesco a concentrarmi, e quindi le prestazioni che raggiungo sono ovvie, dettate da questa dinamica della giornata, dell'organizzazione della giornata di lavoro, che fa sì che io non riesca a rimanere focalizzato, e ovviamente i risultati poi sono quelli che sono. Quindi potete usarlo anche come strumento di verifica. Come dicevo, io l'avevo provato, ma fondamentalmente il mio problema era più legato alla volontà di fare effettivamente i minuti senza concentrarmi e quindi darmi
più che altro degli obiettivi, perché a volte, come dire, anche se ci sono 25 minuti, se chiamo un cliente, posso anche decidere di non rispondere, ma magari, ha bisogno, cioè non è sempre, dipende un po' anche dall'attività che fate e da quello che svolgete, quindi non sempre applicabile in maniera così rigida. Secondo me può essere utile appunto come diagnostica, come dicevo prima, o anche come esercizio per abituarsi a riuscire nel momento in cui, in poche parole, ce n'è bisogno, a focalizzarsi senza, come dire, farsi distrarre da altre fonti. Quindi, eventualmente poi mi farete sapere se anche c'è qualcuno collegato in chat così che vuole dire la propria, se avete provato. Ci sono tante altre tecniche, c'è quella con il diagramma cartesiano a croce, con le attività ad esempio delegabili, quelle urgenti, non urgenti, cioè metodologie di questo tipo ne sono state fatte tante. Diciamo che questa è molto brandizzabile perché ha un nome accattivante, il concetto è semplice e comprensibile. A livello base è facile da capire e da applicare, però giusto per far capire, molto spesso chi inizia a utilizzare la prima cosa che si procura non è il timer da cucina, ma un'applicazione, quindi molto spesso, come dire, c'è un po' l'illusione che adottando una metodologia questa ti risolve il problema, ma molto spesso le dinamiche sono esterne al tool, la metodologia, come dicevo prima, quindi, arrivati a questo punto, perché abbiamo parlato di questo? Beh, intanto, se non la conoscevate, può essere una cosa che potreste eventualmente approfondire, studiare per vostro conto. C'è un sito, ufficiale, magari vedo se riesco a farvelo a trovarlo, cioè trovarlo lo riesco senz'altro. Sito ufficiale, allora qui c'è la ricerca, qui c'è il sito di Francesco Cirillo con Pomodoro Technique, c'è anche un filmato che vi fa vedere, vedete che c'è una R sia sul logo che, come dire, sul nome della metodologia, quindi questo per stare a indicarvi che molto spesso ho visto che chi produce delle applicazioni, se gli dà direttamente il nome Pomodoro o lo chiama, non so, Pomodoro Technique Timer, viene raggiunto direttamente da Francesco che impone di cambiare il nome perché ci sono anche dei marchi e quindi, questo è per quello che dicevo prima, secondo me ha degli spunti interessanti, però non la seguirei pedissequamente, è interessante, può essere una metodologia per provare, magari con qualcuno funziona, è un modo per dire che qui c'è comunque anche qui un'introduzione, take a short break. Qui ci sono del training, vari training. Quindi quello che faremo stasera, allora intanto andare a vedere un paio di applicazioni, ce n'è una anche qui, c'è Pomodoro App, che c'è una pagina web, vedete dove voi inserite, c'è l'orario, ve la ingrandisco un po', Ready to Pomodoro, e voi mettete, non so, Enter Activity Name, creare applicazione. Pomodoro timer, quindi metto la descrizione, creare un'app timer per pomodoro con Delphi ovviamente, quindi aggiungo questa attività, l'attività è stata inserita, quindi siamo pronti a fare il nostro pomodoro e nel momento in cui, gli diamo il via libera, iniziamo a lavorarci e al termine dei 25 minuti possiamo fermarci. Quindi sentite che c'è l'effetto sonoro del pomodoro che parte e quindi noi in questi 25 minuti possiamo
Initial review, cioè squash, ovviamente nel caso in cui qualcuno ci telefona, ci chiama la moglie oppure qualcuno di importante, noi interrompiamo. Se facciamo squash, ovviamente abbiamo spappolato il pomodoro e quello non verrà ovviamente contato. Poi qui sotto abbiamo varie opzioni per prendere un break e per stopparci oppure per ripartire di nuovo come prima. Quindi diciamo che l'applicazione che vorremmo andare a fare è un'applicazione per desktop o per mobile, quindi cross platform, multipiattaforma e anche multi device, che faccia un po' più o meno queste robine qui, ovvero ci faccia un po' da conteggio e ci permetta sul nostro desktop di gestire il nostro timer. Quindi ho scelto un po' questo espediente perché mi sembra un problema abbastanza facile da risolvere e abbastanza comodo per svilupparci sopra un pochino di logica e andare a scrivere un po' di codice. Quindi nel momento in cui l'applicazione, il dato è completo, il task è completo, ne facciamo complete. E a quel punto nuova attività, quindi questa dovrebbe essere un po' la routine giornaliera di chi lavora con questo tool e va via via a gestire i suoi propri pomodori. A fine giornata dovremmo avere da qualche parte un elenco di quanti pomodori abbiamo completato, quanti ne abbiamo schiacciati. Adesso non so se qui nel menu c'è il timer, ci sono anche dei setting di quello che è abilitato, non abilitato, il volume, ci sono un po' di impostazioni. Questi sono dettagli che potremmo curare tranquillamente anche noi. Quindi c'è addirittura un effetto quando arriviamo a metà del pomodoro. Cioè, dopo sono nate come dire, dal metodo originale, sono nate anche delle. Come dire, prima li ho definiti corollari, cioè delle cose di contorno, ad esempio il fatto di avere un effetto quando arriviamo a un certo a 5 minuti, ad esempio, dalla fine del pomodoro, magari siamo lì che non ce la facciamo più, vediamo che, non so, il nostro pomodoro sta andando per le lunghe, siamo stanchi, vorremmo fare una pausa, ecco, sentire magari l'effetto sonoro del pomodoro che sta per terminare potrebbe incoraggiarci per dire: ok, facciamo questi ultimi 5 minuti di sforzo e in questo modo riusciamo a portare a casa il pomodoro. Cioè, ci sono anche un po' di gadget più che altro psicologici per aiutarci a, come dire, a introitare questa metodologia al di là della sua, come dire, enunciazione standard che abbiamo visto prima. Quindi, che cosa possiamo fare? Iniziamo ovviamente a scrivere un po' di codice. Quindi, molto banalmente, quello di cui noi avremo bisogno è un'applicazione da scrivere, quindi un po' di logica e anche una parte di interfaccia, possibilmente un pochino, se non accattivante, e che ci gestisca il nostro timer. Adesso, al netto del task, dell'attività, la descrizione, per il momento lo lasciamo un attimo da parte e lavoriamo su quella che è la business logic della nostra applicazione Pomodoro. Quindi andiamo a fare il nostro progetto multi device. Prima di lavorare sull'interfaccia grafica, lavoreremo prevalentemente sulla business logic che modella il nostro pomodoro timer almeno a livello base per iniziare, e poi magari ci ragioniamo sopra, rifattorizziamo e cerchiamo di arrivare, come dire, a un qualcosa di funzionante, a un qualcosa di minimale. Poi vedremo se proseguire o meno lo sviluppo creando qualcosa di un po' più complesso, oppure eventualmente accontentarci e magari passare a qualcos'altro. Quindi intanto ho avviato Delphi, quindi sto usando la versione 10.4.2 che è l'ultima, Delphi Sydney,
è in arrivo la versione 11 che ha questo numero non a caso perché è in arrivo anche Windows 11, quindi c'è un supporto, diciamo, è anche come omaggio alle release della nuova versione di Windows. Lascio il link, vediamo se riesco a farvelo postare. Ok. Ha un sito dedicato per chi è interessato, e trova il link con cui andare a vedere tutte le informazioni legate a Delphi. C'è una versione anche community che è possibile scaricare per fare dei progetti open source, come ad esempio quello che ci stiamo accingendo a fare pure noi, e quindi potete scaricare liberamente e provare a ripetere gli step che vedete qui e divertirvi un po'. Quindi andiamo a creare il nostro progetto, iniziamo a lavorarci. New Other, quindi qui andiamo a creare il progetto, sarà una multi-device application. Come abbiamo visto più volte anche nelle live precedenti, la multi-device application è un'applicazione che, oltre alle librerie base di Delphi per la business logic, ovvero la Runtime Library, quindi tutto ciò che gestisce i tipi di dato, stringhe, input-output, eccetera. Multi-device si basa su una libreria che si chiama appunto FireMonkey, un framework, per creare delle applicazioni cross-platform e che possono essere compilate e rilasciate su più dispositivi, quindi non solo Windows, ma anche Mac, Android, iOS, macOS e pure Linux. Questa è una libreria grafica che ci aiuta molto, soprattutto quando abbiamo queste applicazioncine, come dire, molto grafiche da fare con colori, magari degli effetti, eccetera. Quindi utilizzeremo questo framework per lo sviluppo della nostra applicazione. Al momento non siamo particolarmente toccati dall'uso, diciamo, di questa libreria perché noi utilizziamo delle funzioni base di Delphi che sono in realtà presenti sulla VCL, che è la controparte per applicazioni però esclusivamente Windows, basate appunto sulle API native di Windows. Quindi andiamo a creare la nostra multi-device application. Partiremo da un'applicazione blank vuota, come sempre. Quindi diamo l'ok. Attendiamo quel po' che basta perché ci venga creata la nuova applicazione. Ok, abbiamo la nostra applicazione pronta, quindi intanto per prima cosa andiamo a salvarla. Generalmente il progetto parte con le sue belle piattaforme già inserite, iOS, macOS, Windows. Al momento noi lavoreremo e la eseguiremo su Windows. Il vantaggio anche di utilizzare FireMonkey soprattutto è il poterlo testare su un sistema desktop e poi cambiando questa impostazione fare il deploy e farla partire direttamente su un telefono, e così si vedono subito le differenze stilistiche e tutto il resto. Quindi salviamo il nostro progetto. Dove lo andiamo a salvare? Lo andiamo a salvare, me lo salvo qui sotto dove c'è, mi sono fatto proprio una cartella source. Quindi Unit 1 non è ovviamente un nome particolarmente significativo. Come lo chiamiamo nostra applicazione? Oggi pomeriggio mi è venuto in mente Pandor perché è pomodoro in reggiano, però dopo ho detto magari un nome corto e abbastanza che non sia pomodoro, ma che non sia troppo complicato. Chiamiamola, direi Pomo, chiamiamola Pomo, così richiamo il pomodoro perché ho visto che ci sono già applicazioni che si chiamano ketchup, addirittura c'è anche un marinara e cose di questo tipo, quindi io voglio essere abbastanza, cioè, un esempio per cui non ci facciamo troppi problemi. Questa unit, quella della form principale, la chiamiamo Pomo UI Forms Main. Ok, poi ci chiederà ovviamente di salvare anche il progetto. E questo progetto lo chiamiamo banalmente Pomo. Quindi pomo.exe sarà il risultato della compilazione di questo bel progettino che ovviamente compila anche perché non abbiamo ancora fatto nulla, quindi
quello che otteniamo è un'applicazione che parte con una finestra vuota, ma dobbiamo andare ad aggiungere le, come dire, le nostre, la nostra business logic, possibilmente ben organizzata e scritta come si deve. Allora, due cose di contorno potremmo stabilirle, ad esempio, iniziare un po' a pensare a come realizzare questa applicazione prima di scrivere del codice. Non mi dispiace, bevo un goccio d'acqua perché. Non è molto elegante, ma c'è anche l'azione bevi in Twitch, quindi potete anche costringermi a bere addirittura. Quindi. Per cui è ammesso, non è un webinar, quindi si può intervenire, scrivere tutto quello che volete. Quindi, allora, dicevamo, ok, la business logic, quindi come la facciamo? Innanzitutto dovremmo. Direi lavorare prevalentemente con delle classi, quindi io sfrutterei un po' di programmazione oggetti per rappresentare da una parte il timer in sé, quindi la nostra black box, cioè quella cosa che opportunamente girata parte e inizia a ticchettare per monitorarci un certo tempo con la relativa scadenza della nostra sessione e magari sia per fare la sessione del pomodoro tipico oppure per fare una delle due pause, long break, short break. Siccome l'idea è in alcuni siti, ho visto che c'è anche una history di tenere un log, io battezzerei anche questi tipi di sessione, cioè la pausa corta, la pausa lunga, al netto delle tempistiche che hanno, fanno parte della metodologia, cioè non è che ci sono dei periodi così, come si potrebbe dire, jolly o customizzabili. Abbiamo il pomodoro, abbiamo l'interruzione, se vogliamo, del pomodoro che può durare un po' di tempo se vogliamo monitorarla. Poi abbiamo la pausa lunga e la pausa corta, quindi di per sé abbiamo lo squash del pomodoro, se lo vogliamo chiamarlo così, una pausa lunga, una pausa corta. Quindi come facciamo? Come lo facciamo? Iniziamo a scrivere del codice, io direi di formalizzare una classe per le opzioni, perché magari un domani, ad esempio, le tempistiche, i minuti che vogliamo scegliere per il pomodoro e per le pause potrebbero essere customizzati. Quindi io andrei a definire magari delle opzioni, oppure magari ci possono essere delle cose che il nostro pomodoro supporta, ad esempio la possibilità di fare la squasciata, come si suol dire, del pomodoro, sì, no, oppure la possibilità di metterlo in pausa, perché molte applicazioni che ho visto in giro rispecchiano la metodologia, ma creano anche delle scorciatoie per essere un po' meno rigide e per, come dire, avere anche la scappatoia nel caso io voglia arrestare un pomodoro, cioè in teoria non potrei, quindi perché andrei contro, però ci sono a volte anche queste opzioni, quindi le metterei tutte, come dire, opzionabili. Un'altra cosa che farei distinguere le varie fasi, quindi magari qui potremmo farci un tipo enumerativo. Un'altra cosa ovviamente è il nostro, non saprei come dire, definirlo engine magari, cioè quello che contiene più o meno tutta la funzionalità o comunque diciamo il timer in sé, quindi che viene caricato e sta magari seguendo una sessione tipo un pomodoro, una pausa, quanto tempo manca, quando dovrebbe finire e quindi dare un po' tutte queste informazioni. Potremmo gestirci una lista che è una sorta di è un history, fare il log di quello che avviene, cioè del fatto che magari ho iniziato un pomodoro, l'ho finito, a che ora, quanti ne ho fatti, cioè qualcosa che ci consente di fare statistiche. Ma gli elementi, anche se il funzionamento è semplice, non sono pochi e non sono neanche proprio banalissimi, cioè ci sono un po' di cose, però con la programmazione oggetti direi che è abbastanza easy metterle assieme e identificarle tutte, andando poi, cioè mettiamo giù ovviamente le basi, poi andiamo a espandere in un secondo momento.
Quello che io farei quindi oltre al namespace UI è fare una unit, quindi cercare un po' di dividere la logica in diverse unit che è più comodo da gestire, ad esempio Pomo, Core, cioè tutto ciò che fa parte del core è un po' la business logic del nostro pomodoro. Ad esempio facciamo una unit Pomo Core Types, come unit generica dove ci sono un po' tutti quegli elementi di base, mi viene in mente ad esempio un tipo enumerativo per le varie sessioni del pomodoro, e altre cose così. Quindi questo è per i tipi di dati più semplici che possiamo manipolare nel nostro sistema. Ad esempio potremmo definire un tipo enumerativo, non saprei come chiamargli questi step. Queste fasi del pomodoro le chiamiamo fasi o le chiamiamo stage o phase? Chiamiamoli stage. Stage è un nome che mi piace. Cioè, il pomodoro noi lo possiamo utilizzare per che cosa? Per fare un pomodoro vero e proprio, ovvero la sessione effettivamente di produzione in cui noi siamo concentrati, siamo focalizzati e facciamo il nostro lavoro. Poi abbiamo la short break, una pausa breve, una long break, e poi un'interruzione, ma non farei l'interruzione, farei come dire uno squash, cioè a un certo punto si stoppa e ovviamente il timer è come dire, basta, cioè quello che era viene interrotto e viene loggato così com'è. Interrotto dall'utente, quindi questo stage sta a indicare che quando noi abbiamo una sessione di lavoro, il nostro work in progress, oppure beh, chiamiamola appunto sessione, quindi un concetto che avremo sarà anche quella di sessione, secondo me, avrà una sua durata e sarà riferita a una di queste parti, ovvero la parte produttiva e la parte di pausa breve, la parte di pausa lunga che fanno parte della Pomodoro Technique. Quindi in questo caso la session andiamo a mettere in una unit a parte, quindi iniziamo un po' a sbrogliare una matassa, quindi Pomo Core Session, e a identificare, a trasformare quello che è la nostra idea concettuale del nostro pomodoro in diverse classi che rappresentano, come dire, i tipi, in tipi o comunque in idee, in per la serie meglio tardi che mai. Ciao Marco e a tutti. Anche se è arrivato ora, quindi non stavo controllando da un po' il contatore, ma vado tranquillo perché stavo facendo il mio pomodoro, quindi proprio nel vero senso della parola, quindi. Ma comunque hai perso una noiosissima introduzione alla tecnica del pomodoro che. Per riassumerla in brevissimo, se qualcuno si è collegato proprio solo di recente, è molto semplice: si prende un timer da cucina e lo si gira per 25 minuti, bisogna essere focalizzati e non farsi rompere le scatole da nessuno e non distrarsi. Ovviamente questo è impegnativo, ma al termine dei 25 minuti che si lavora focalizzati, si dà un altro giro di 5 minuti per fare una pausa breve e si inizia con un'altra carica da 25 per rimanere focalizzati. Quindi tutte queste cariche da 25 si chiamano pomodori, quindi ogni volta che veniamo distratti e lo interrompiamo, il pomodoro viene squasciato, viene strifellato, per usare dei termini molto scientifici, e quindi non è valido perché noi dobbiamo, se qualcuno ci telefona e abbiamo lavorato un quarto d'ora, ci distrae, dobbiamo ripartire con altri 25 minuti, quindi dobbiamo annullarlo e ripartire, oppure magari decidere di prenderci una pausa. Questo può anche essere quando è l'ennesimo che. Quindi tutti i pomodori void, diciamo, quelli annullati non contano, e quelli invece fatti in cui riusciamo a lavorare tranquillamente sono quelli buoni. E gli possiamo andare a segnare a fine giornata, vediamo quanti ne abbiamo fatti. Chiaro che se non abbiamo fatti neanche uno, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel metodo di lavoro e quindi può essere anche utile come strumento di indagine.
O in alternativa ci facciamo distrarre troppo e quindi potrebbe anche essere colpa nostra. Abbiamo troppi elementi di distrazione, le mail aperte, facciamo sia sviluppo che assistenza, quindi può anche essere una cosa, come dire, tollerabile, ma diventa in un certo senso un campanello da tenere in considerazione, perché se ci impostiamo sempre così, abbiamo delle ripercussioni sulla concentrazione e sulla continuità nel lavoro che potrebbe creare qualche ritardo. Quindi, come sempre, come vale per tante cose, basta saperlo e ci si organizza di conseguenza. Quindi basta un timer da cucina, ma noi, siccome siamo sviluppatori, usiamo i nostri pomodori per farne uno a livello, come dire, di programma da sostituire a della roba come questa, a forma di chef che prima mi è anche caduto, ha fatto un rumore assordante e secondo me non funziona neanche, però vabbè, no, forse sì. Detto questo, stavamo iniziando a mettere giù l'embrione di un'applicazione multi-device, quindi Fire Monkey, e abbiamo tanto fatto una unit da dedicare a tipi generici, quindi abbiamo la nostra applicazione Pomo, pomidottone e mangi di scopa, dove abbiamo identificato gli stage, ovvero i vari motivi per cui noi misuriamo il tempo, cioè il pomodoro effettivo, quindi il tempo di lavoro, quello produttivo. La pausa breve è quella lunga che va fatta ogni 4 pomodori per tirare un po' il fiato e andarci a prendere un caffè. Ogni volta che noi diamo un giro al nostro timer, potremmo anche dire che stiamo di fatto avviando una sessione, chiamiamola, non saprei come definirla, una fase, una sessione. Cioè, abbiamo dato il giro al timer, che sia per la pausa che sia per fare un pomodoro. Partirà un conteggio, cioè partiremo una certa data ora, avremo un certo numero di minuti e in questi minuti dovremo o lavorare o rilassarci, e poi quando è finito si parte con quello successivo. Quindi un'altra cosa che andavo un po' in un certo senso a definire è una classe che faccia un po' la rappresentazione della nostra sessione, quindi di questo particolare momento. Che cosa avrà ovviamente dei metodi, delle parti private, delle parti public, forse il codice è un po' piccolino, adesso lo ingrandiamo. Quindi parte private che ci mettiamo, ad esempio nella nostra sessione, quello che andiamo ad aggiungere, aggiungiamo la unit types che abbiamo appena definito. Una delle informazioni che avremo sarà lo stage, ovvero Pomo stage, cioè perché abbiamo iniziato questa sessione, cosa stiamo facendo? Stiamo facendo un pomodoro, stiamo facendo una pausa, e quindi questa sarà un'informazione che noi andremo a specificare, direi anche nel costruttore, perché una volta che abbiamo una sessione dobbiamo necessariamente, obbligatoriamente dire a cosa si riferisce. Quindi potremmo mettere nella nostra session un constructor create, quindi qui sotto c'è, ok, c'è il serpentello perché dobbiamo ancora implementarlo. Il serpentello sarà un boa constructor, ok, questa clippatela che mi cacciano da Twitch dopo questa cagata immane. Quindi passiamo stage tipo home stage, ovvero quando andiamo a creare la nostra sessione gli diciamo per cosa la facciamo, cioè se stiamo scegliendo un pomodoro, un break. Questo avrà una durata, quindi 25 minuti, 5 minuti, 10 minuti, che magari potremmo anche rendere configurabile, quindi potremmo anche dire, vabbè, lasciamolo, passiamolo come parametro, quindi io aggiungerei proprio, ma senza complicare troppo, un bel parametro minutes, minuti, di tipo intero che ci dice quanto tempo dura. Quindi diciamo, parto una sessione che durerà tot minuti e sarà ovviamente finalizzata a fare una certa cosa. Quindi una volta che la creiamo, ovviamente queste informazioni magari per
visualizzazione le andiamo anche a visualizzare sulla lettura. Minutes, ok, così mettiamo minutes read minutes. Ah, non ho messo il campo. In realtà, beh, sì, va bene. Dai, ci sta. Cioè, in realtà mi interessa l'orario in cui dovrebbe finire per controllare se è terminata, quindi questa è una cosa che dovremmo fare dopo, ma nel frattempo eventualmente lo mettiamo lì di sola lettura e andiamo a implementarla, perché comunque bisogna che la implementiamo anche. Quindi facciamo un bel inherited create, anche se probabilmente potrebbe essere facoltativo. Ci salviamo i minuti, ci salviamo lo stage che abbiamo specificato, quindi andiamo solo a valorizzare i campi dell'oggetto. Quindi quando creiamo una sessione diremo la fase del nostro, fra quelle che conosciamo, che sono comunque battezzate, cioè nota la metodologia. Quindi ci ho messo un tipo numerativo proprio perché così sono ben definite. Se magari ne vengono create altre, ce le abbiamo, che sono qui. Quindi quelle ce le abbiamo, questa è la main form che non ci interessa, teniamo via anche la main compage, bla bla bla, siamo qui. E poi le andiamo a rileggere come proprietà. Aggiungiamo altre cose, quindi cosa potremmo aggiungere? Questo vogliamo fare un po' di decorazione. Non mi piacciono molto, no, che dopo li dobbiamo tenere fattorizzati, fa lo stesso. Magari mettiamo documentazione XML sulle classiche, è una cosa magari più seria. Ok, quindi una cosa che ci servirà a sapere sicuramente è quanto tempo manca alla fine di questa sessione. Quindi dovremmo tirar fuori, secondo me, da una sessione anche delle altre informazioni legate ad esempio la durata la sappiamo che sono questi minuti. Dovremmo probabilmente tenere in mente a che ora è stata avviata, quindi questo ce lo mettiamo per forza. Mettiamo start date date time, cioè ci salviamo anche l'ora in cui è stata avviata, che molto banalmente andiamo a definire così, cioè prendiamo now, qui c'è da aggiungere un po' di unit probabilmente. Ok, cioè prendiamo now e now è il momento in cui, quando andiamo a creare la sessione, è stata creata. Quindi sapremo anche a che ora dovrà più o meno finire. Cioè mettiamo che sia un'impostazione, e direi che è un'impostazione che non varierà, perché noi non andremo a cambiare minuti in un secondo momento. Quindi la chiameremo ending at. Uso il termine ending, che più mi sembra più sensato, perché come dire, è il momento in cui dovrebbe finire, quindi che non è detto che sia ancora finita, perché se l'abbiamo appena avviata. Quindi questo cosa sarà? Sarà un ink milliseconds. Andiamo a prendere anche le date utils, no, non in ink minute. Quindi prendiamo quella di partenza, gli sommiamo i minuti e sappiamo anche a che ora più o meno dovrebbe finire. Sto cercando di mettere giù un po' tutto quello che so che mi potrebbe servire, anche se Bastianic direbbe. Ultimamente non mi incazzo, ma sono un po' incazzato perché mi sembra che tu ci stai prendendo noi in giro. Ti diverti con il nostro tempo, bravo, complimenti. In effetti un po'. Allora, mi diverto col vostro tempo, quindi. Allora, mi sto prendendo in giro, sì. No, allora, queste proprietà le abbiamo messe. Allora, andiamo neanche a tirare fuori, se
se riesco a scrivere, quindi avviata a alle ore, andiamo fuori il nostro campo e finisce ending at, quindi la data ora in cui si presuppone che termini. A proposito di Bastianich, la roba tipo Bastianich, qualcuno stava appunto dicendo, qualcuno l'ha già trovato, capita fagiolo, perché c'avevo giusto sete, ma stasera ho spento il condizionatore perché fa rumore, cioè è una cosa che qui dentro si inizia a fare la sauna, no? Quindi eseguo molto volentieri, anzi quasi finito l'acqua. No, nel menu in basso dove avete i bug fix, che sono sono praticamente la moneta del canale, ci sono vari effetti sonori più o meno lunghi, più o meno fastidiosi, però c'è anche tutta una serie di, che alcuni devo ancora testarle, di redeem. Adesso provo a vedere se riesco a far comparire. C'è una pagina che dovrebbe elencarle tutte, perché c'è una sorta di store, che ovviamente qui non c'è, cioè, pagamento, non c'è nulla, quindi con dei meme, delle cose, quindi quando passate tempo sul canale praticamente vi vengono dati ogni tanto questi punti da raccogliere, e al momento, non sapendo come spenderli, ci sono queste ci sono dei meme da lanciare. Ovviamente il bello sarebbe lanciare nel momento ideale, tipo questa è una cagata pazzesca. Ok, torniamo alle cose serie. Questo per dire che stiamo programmando, ma non è che ci formalizziamo più di tanto, quindi allora direi che abbiamo stabilito tutto. No, quello che manca, che probabilmente è un'informazione che ci ho messo tutto tranne quella cosa che probabilmente sarà quella che dovremo visualizzare sul nostro timer, ovvero quanto manca alla fine della sessione corrente. Quindi, supponendo di avviare una sessione, sappiamo a cosa serve, sappiamo quanto dura in minuti, considerando quando è iniziata, abbiamo determinato quando termina, dobbiamo determinare quanto tempo ci manca alla fine. Quindi dovremmo fare un remaining, quindi trovare il modo di tirar fuori, facciamo magari una funzione per questo remaining time, get remaining time ci sta, nel senso quanto tempo manca alla fine. Allora qui potremmo utilizzare un tipo di dato che è relativamente nuovo su Delphi, perché prima funzionava tutto con fondamentalmente con dei valori double da decodificare, anche se non mi ricordo la unit, adesso andiamo a vederla. System time span. Ok, beh, time span è nella unit system time span, giustamente, quindi System Time Span, eccola qua, che è una struttura dati che contiene praticamente una durata, quindi la cosa comoda è che la durata che sta lì dentro si può tirare fuori sapendo ad esempio le ore e minuti da rappresentare, oppure il totale espresso in ore, espresso in minuti, espresso in millisecondi. Quindi chi ha familiarità con .NET, c'è un tipo analogo, quindi quando sottraete delle date ottenete una struttura più complessa che rappresenta appunto l'intervallo, però con dei metodi che ci aiutano a capire meglio che cosa manca. Ok, quindi nostro shortcut che ci crea lo scheletro per implementare, e il valore di questa funzione di ritorno sarà, qui probabilmente ci saranno delle funzioni di sottrazione, subtract, sì, non da un altro time span, ma direi da due date. Dovremmo prendere due date, sottrarle e vedere cosa potremmo fare. Sottraiamo a now,
No, scusate, se torniamo alla data di fine, la data attuale. E questo ci dà il tempo rimanente, cioè ci dice... questo dovrebbe essere ovviamente maggiore, perché altrimenti la funzione è già finita. E now è il momento attuale, questo ci dirà quanto tempo manca ad arrivare da now, dal momento in cui noi eseguiamo la funzione, a finire la sessione. Quindi è il concetto di sessione che sta prendendo pian pianino corpo, quindi più o meno la stiamo un po', come dire, sciogliendo. Cosa manca ancora? Cosa ci sarebbe da dire? Se la funzione è finita, forse ci basterebbe guardare in questo caso il remaining time, ma direi che potrebbe essere utile magari fare una funzione che ci dica se è finito o no. Stavo guardando qui. Ok, quindi andiamocela a implementare, anche se io riutilizzerei, allora facciamo una bella function is ended, cioè ha finito, bella boolean, con ci ho messo un po' troppe o una bella funzione boolean. E qui cosa facciamo? Io non mi voglio complicare assolutamente la vita, vado a dare true se abbiamo superato la fine, ovvero se chiamo il remaining time. C'è modo di dirgli, vabbè, ho i ticks, quindi total seconds, no, questi non mi piace, perché prendi i ticks che sono un valore intero. Se questo è minore uguale a 0 è finita. Cioè sto usando la funzione del tempo rimasto, perché quando sarò arrivato al punto in cui supero ovviamente la data di fine della sessione, now è più grande, quindi se sottraggo la data di fine, data ora di fine a now che è più avanti, la distanza ovviamente qui ci sta il maggiore, quindi diventa minore, quindi il lasso di tempo che c'è in mezzo tra le due diventa negativo. Grazie per il follow. Ceno by Tofsek, metto bene, non dico che è un nick complicato, perché il mio è peggiore, ma è un classico fare. Grazie per il follow, benvenuto. Quindi vado a prendermi l'intervallo di tempo, i ticks sono quella la risoluzione, praticamente il valore che mi dà la risoluzione massima dell'intervallo di tempo, quindi se è negativo o è a zero vuol dire che siamo arrivati, vuol dire che questi due si equivalgono, oppure che addirittura abbiamo superato la data di fine, quindi la sessione è finita. Questi li ho fatti come funzione perché sono robe che calcolo al momento, le altre proprietà invece sono... avrei potuto fare comunque delle proprietà leggendo i valori dalla funzione, però generalmente la business logic l'ha imposto così. Giusto perché dentro c'è una qualche operazione in più, anche se è impercettibile perché siamo in un contesto con un codice nativo che qui è talmente veloce nell'esecuzione che non ci accorgiamo di nulla. Ok, quindi la nostra sessione pomodoro o pausa breve, pausa lunga, l'abbiamo in un certo senso codificata, perché abbiamo definito di cosa si tratta, quanti minuti dura, abbiamo definito tutti i parametri per monitorare, cioè se volessimo visualizzare tutte le informazioni ce le abbiamo praticamente tutte, da quando è iniziata, quando è finita, anche questo in previsione di magari farci un log e farci una storia. A fine giornata magari abbiamo tutte le sessioni e sappiamo se sono state, come dire, schiacciate o in un certo senso oppure stoppate d'ufficio. Ecco, questo è un dato che non metterei nella sessione magari, ma a quel punto nel log. Magari questi dati possono essere copiati dentro un log come informazioni da conservare, e a quel punto
Ok, direi che la sessione ci siamo. Che altro potremmo fare? Allora, abbiamo stabilito, dobbiamo andare a creare un po' la logica centrale del nostro timer. Magari però prima, come dire, progettiamo qualcos'altro, ad esempio, sempre della nostra parte core, del nostro pomodoro, quindi il nostro namespace rimane. Facciamo una parte di options, cioè creiamo una struttura che possa servirci per eventualmente definire varie opzioni. Quindi, solito type, chiamiamolo pomo options, facciamo come sempre una classe, avremo ovviamente membri privati e membri anche pubblici. Molto semplicemente io qui metterei tanti campi, quante sono le cose che vogliamo customizzare del nostro, come dire, del nostro timer, quindi questa sarà una classe un po' più flessibile dal punto di vista delle come farla? Dunque, ad esempio, possiamo customizzare le durate delle nostre varie fasi, quindi quando facciamo un pomodoro, che di solito sono 25 minuti. Ma però potremmo eventualmente consentire all'utente tramite un'interfaccia di andare a mettere 20, 15, di andare a fare delle pause più lunghe, più corte, o magari le possiamo anche direttamente specificare in linea se le vogliamo forzare al momento, quindi lì possiamo poi decidere in ogni caso come farlo. Però, come dire, un default ci potrebbe essere utile. Come potremmo fare? In realtà, allora, potremmo creare una struttura minuti con dentro il minutaggio, praticamente i minuti che prevediamo per ogni fase. Io qui andrei a scomodare, forse è un po' esagerato, ma i nostri generics che potrebbero tornarci utili. Cioè noi potremmo fare un dizionario che associa come dire lo stage, cioè il tipo di sessione. Potremmo chiamarlo, quindi non so, o il pomodoro o la pausa o qualcos'altro, al numero di minuti da impostare per la specifica sessione, quindi banalmente diciamo. Cosa andiamo quindi a fare? Andiamo a importare anche la unit types, perché contiene, la vado a importare perché dentro c'è il famoso tipo numerativo che ci dice qual è il tipo di sessione che andremo ad avviare, quindi se andremo a fare un pomodoro, se andremo a fare una pausa e quant'altro. Allora, io metterei, me lo copio qui giusto per reference, quindi avremo un dizionario che associa a ogni stage, che è la nostra chiave, un valore intero che sono direi, i minuti da assegnare. E direi che più o meno questo è l'intento, quindi dovremmo definire un costruttore, così mettiamo dentro anche magari dei default, quindi nella nostra classe facciamo un costruttore create in modo da inizializzare questo dizionario. Adesso mi copio anche la dichiarazione, così quindi andiamo a creare il nostro costruttore, qui dentro chiamiamo il metodo del costruttore ereditato e andiamo a inizializzare il nostro dizionario, ok, in questo modo. Vabbè, questo poi è facoltativo, quindi creiamo il dizionario. Ovviamente dovremo anche andarlo a distruggere, quindi aggiungiamo qui destroy, formattiamo un po'. Questo lo metto qui sotto perché poi mi servirà. Destroy perché? Perché dobbiamo ridefinire oltre che il costruttore anche il distruttore Conan il distruttore, ovvero dobbiamo richiamare il destroy ereditato. Vedete che Delphi non ha il garbage collector, quindi o usiamo l'interfaccia e distruggiamo gli oggetti quando non sono più referenziati istantaneamente, oppure siamo responsabili di tutto quello che creiamo, quindi la nostra classe inizializzata va a creare il dizionario con i minutaggi, quindi quando verrà distrutta, prima di chiamarla
chiamare l'implementazione del metodo che va ad allocare la memoria con la logica che abbiamo ereditato, qui dobbiamo distruggere ciò che abbiamo creato, e quindi andiamo a vedere che se i nostri minuti sono diversi da nil, facciamo free end nil, manca la unit probabilmente, allora questo lo mettiamo a capo, dovrebbe essere lì, ok, cioè se abbiamo i minuti diverso da nil, quindi siamo riusciti a creare il dizionario, andiamo a distruggere l'oggetto e mettiamo questa variabile a nil in modo che sappiamo che è stata correttamente distrutta. Quindi in questo modo l'oggetto fa uso di un dizionario, quindi alloca memoria, nel momento in cui viene creata alloca il dizionario, quando viene distrutta lo distrugge, e quindi non lasciamo dei memory leak. Questo commento l'ho lasciato perché vado ad aggiungere i vari le varie combinazioni. Ad esempio dico che quando facciamo un pomodoro useremo 25 minuti, quando usiamo, faccio un po' di copia e incolla, evitiamolo, quindi quando vado a fare la short break la facciamo di 5 minuti, facciamo copia e incolla, dai, quando andiamo a fare la long break, ok, sarà di 15. Quindi oltre a creare il dizionario lo vado anche a inizializzare, in questo modo abbiamo un punto dove abbiamo i tempi di default. Avrei potuto creare tre campi, essendo, però in questo modo se un domani ci viene voglia, come dire, di aggiungere un nuovo stage, tipo non so, la pausa intermedia, o non lo so, vogliamo fare una nostra personalizzazione e l'enumerativo ha un valore in più, qui dentro possiamo andargli a segnare un come dire, un valore di default e gestire un default. Che andiamo a fare poi? Dovremmo avere il modo di leggerlo, quindi creiamo una property, facciamocela comoda questa property, ovvero useremo un accesso simile a quello di un array, cioè scriveremo ovviamente option.minutes, cioè minuti, e poi tra parentesi quadra gli andiamo a specificare qual è lo stage, qual è il tipo di sessione per cui vogliamo avere i minuti. Qui ovviamente bisogna indicare il tipo, che sarà il common stage, e lui ci darà l'integer. Quindi questo è perché così potremo scrivere una cosa del tipo options minutes, qua ci scriveremo short break, e lui ci andrà a questo punto a tirar fuori il valore direttamente, quindi è comoda anche da scrivere come sintassi. Qui è in errore perché abbiamo in questo modo definito la proprietà, ma dobbiamo creare i metodi di accesso, quindi quando leggiamo facciamo get minutes, quando scriviamo facciamo set minutes, quindi andiamo a definirlo così, ovvero gli ho definito quali sono i metodi con cui leggere ed eventualmente anche andare a cambiare il valore, perché comunque questa proprietà potremmo utilizzarla anche in questo modo, ovvero avremo i minuti, qui scriveremo non so pomodoro e poi gli assegneremo 20, quindi andiamo a sostituire il default che è 25 con il 20 che ci piace a noi. Ho messo i metodi, non sono presenti, ma se faccio completare a Delphi la classe ci pensa lui automaticamente a crearli con i tipi giusti. Vedete che qui c'è il get minutes, prende uno stage e dà i minuti, e set minutes prende stage e minuti e li deve andare a aggiornare. Quindi lui li ha inseriti nella dichiarazione mettendoli come private, e va bene perché noi vogliamo che si passi attraverso la proprietà, e poi ha scritto il corpo dei vari metodi, basta praticamente riempire i buchi. Quindi qui cosa faremo? Il risultato di questa funzione sarà andare nel nostro dizionario, usare lo stage come chiave e il valore di ritorno sarà il, come dire, i nostri minuti. Supponiamo che non abbiamo censito i minuti per un certo stage, o mettiamo un default,
oppure non so, restituiamo 0, possiamo fare anche questo, quindi potremmo dire try get value, no, sorry. Andiamo sul campo che è il dizionario, faccio try get value, la chiave è lo stage. E qui, anzi, scusate, metto direttamente result, cioè se riesco a recuperare, anzi, se non riesco a recuperare il valore di default, restituisco 0. Cioè, secondo me più codice più leggibile di questo non c'è. Quindi try get value è un metodo che prova a recuperare il valore per la chiave. Sostituisce di fatto il se contiene la chiave, allora prendo il valore della chiave che farebbe una duplice ricerca. Invece in questo caso try get value vuol dire se non c'è la chiave non va in errore, se la trova mette qui dentro, quindi nel valore di ritorno il valore che ha trovato. Se non lo trova, quindi if not vuol dire che l'elemento non c'è, e noi a questo punto mettiamo 0, oppure potremmo dire, potremmo farci anche qui una costante con default minus, metterli a 60, non lo so, possiamo, oppure lasciamo 0 che magari così suggerisce a chi va a fare la selezione che manca l'associazione del default, quindi però forse sì, non è proprio bellissimo, facciamo un 10 minuti, tiè, quindi volendo possiamo, facciamo le cose fatte bene, via. Default minus, posso dargli anche il tipo, sì, no? Non mi ricordo, comunque che faccio così, siamo a posto. Così sappiamo anche che questo valore è un default, è definito qui, potremmo anche spostarlo. Quindi, al momento questa cosa non si verifica perché abbiamo definito, creato il dizionario e inserito i tempi per tutti gli stage. Poi qui potremmo tranquillamente aggiungere anche altre opzioni booleane, il fatto che si possa squisciare un pomodoro oppure quanti ne dobbiamo fare per, non so, quanti pomodori dobbiamo fare prima di fare la pausa, possiamo metterci tutto ciò che sono semplicemente poi dei dati, cioè questi sono valori contenuti in una struttura dati più o meno congeniale. Forse usare un dizionario per questa roba era un po' eccessivo, però vabbè, viene creato poi una volta e acceduto solo quando serve, quindi direi che considerato anche il numero di valori non ho dei grossi, come dire, delle grosse remore per le performance, direi, quindi anzi. E aggiungeremo alla bisogno eventualmente altre opzioni. Adesso questa la lasciamo così perché poi ancora dobbiamo fare il resto, e quindi tutto ciò che vorremmo personalizzare lo andiamo a mettere qui in modo da recuperare questi valori da una struttura dati che consente di modificarli, e così per dire abbiamo intanto predisposto, diciamo così, il nostro timer essere altamente configurabile, quindi non abbiamo fatto delle assegnazioni fisse, ma abbiamo lasciato un po' le strade aperte. Che altro fare a questo punto? Direi che ci manca il timer vero e proprio, quindi abbiamo una unit, andiamolo a chiamare promo core. Chiamiamolo boh, timer, perché poi alla fine è un timer di per sé, oppure engine, ma non lo so, magari io terrei la questione dell'engine, come dire, un livello, un gradino più su, perché il timer qui io lo rappresento proprio come l'oggettino che andiamo a caricare per fare una sessione di quelle che abbiamo visto, pomodoro short break. E quello che fa di fatto è gestire un po' questa sessione, cioè dire abbiamo una sessione in corso, ne avvia una nuova, cioè è un po' quello che mi rappresenta il via alla sessione, il fatto di averne una corrente, di sapere
quanto tempo manca, c'è lo stato del mio oggettino. In poche parole andiamo a fare la versione software di questo baracchino con qualche sovrastruttura, perché ovviamente a livello software c'è possibile. Quindi chiamiamolo Pomo Timer. Anche questo avrà cose private e pubbliche, public. Ok, pian pianino diciamo stiamo dando una forma. Adesso non so se sarà congeniale o meno alla metodologia in sé, quindi questo lo scopriremo quando andremo a fare anche un pochino l'interfaccia del nostro pomodorone. Ad esempio in questo timer che cosa avremo? Innanzitutto sarà eventualmente l'oggetto, non lo so se far gestire a lui direttamente le opzioni oppure se fargli avviare una sessione chiedendo il minutaggio e tenere le opzioni in un engine in un certo senso esterno, separato. Quindi la cosa che sicuramente avremo qui da gestire secondo me sarà, io ci metterei la session, cioè è proprio il contenitore della sessione attuale, perché deve sapere quando è finita, cioè qui quando è finita ovviamente deve essere una conoscenza, è quello che farà il suo, come dire, il suo drin alla fine, quindi se vorremmo aggiungere il suono. Quindi questo è un po' proprio il timer vero e proprio. Quindi dentro ci andremo a creare anche un timer propriamente detto, tecnicamente detto, cioè proprio il T-timer di Delphi, il timer di Windows o il timer della piattaforma di riferimento. Qui andiamo ad aggiungere la unit che definisce la nostra session, ma io direi di mettere a questo punto, tengo un attimo indietro magari le opzioni, perché quindi qui avremo la nostra Pomo Session, ovvero salviamo il riferimento all'oggetto che cosa fa? Che rappresenta la sessione corrente. Quindi come convenzione potremmo anche forse stabilire che se questo oggetto vale nil non abbiamo una sessione, ovvero non stiamo facendo nulla, cioè il nostro timer si trova a 0 a questo punto, e oltre a trovarsi a 0 non sta etichettando, quindi sarà inattivo. E dal momento in cui invece andiamo ad attivare qualcosa, a come dire avviare una sessione, a quel punto lui inizierà a etichettare e ci dovrà determinare quando quella sessione sarà terminata, eccetera eccetera. Quindi andare a fare un po' di questa parte di logica. Ok, come implementarla? Allora sicuramente dovremmo definire uno start session. Innanzitutto sarebbe interessante capire se le sessioni le avviamo direttamente dal timer o se le facciamo avviare dall'engine. Questo è interessante, direi che se mettiamo le opzioni all'esterno dovremmo attivarle tramite l'engine, che l'engine è un po' il cappello che collega tutto, quindi al momento vediamola come quell'entità, quella scatola che contiene il timer e tutte le altre, come dire, entità che abbiamo definito, il nostro sistema di cui il timer fa parte. Quindi in realtà potremmo anche mettere tutto dentro il timer senza particolari problemi, ma vabbè, lì adesso vediamo un attimo come fare. Quindi qui direi che le sessioni vengono passate già create, quindi non è responsabilità di questo oggetto andare a istanziare queste sessioni, ma semplicemente quando vorrò fare uno start andrò a passare una session, quindi qualcosa che ha i parametri di quello che di fatto il timer deve monitorare per dirmi a che punto è, quando è finito, eccetera eccetera. Avremo forse una stop session, però forse andiamo a creare più
più infrastrutture di quante non ce ne servono, quindi io no, forse esageriamo, forse l'engine non ci serve, io metterei tutto qui, o comunque magari vediamo in un secondo momento se fattorizzare oppure no, perché rischiamo di forse pensare in anticipo a questo tipo di automazione un po' over engineering, cioè magari lo possiamo risolvere anche in un altro modo. Quindi qui mettiamo start session, semplicemente mettiamo lo stage, cioè il tipo di pomo stage, cioè se vogliamo fare un pomodoro, se vogliamo fare, e eventualmente potremmo fare anche degli overload, ovvero magari passare dei minuti precisi dall'esterno, oppure lasciar scegliere alle opzioni. Non lo so, in questo modo abbiamo, come dire, entrambe le alternative, cioè mi riferisco al sito che abbiamo visto prima, dove nella pausa c'erano ad esempio 10-25, cioè c'erano più tipi di pausa, anche se io poi sarei per, come dire, inglobarli in un set di, cioè di stage ben noti, perché se faccio una pausa più lunga, più corta, scelgo il minutaggio alla fine. Allora, facciamo le cose semplici, lasciamo start session. L'unica cosa che dovremmo dire quando iniziamo una sessione, cioè quando diamo, praticamente qui diamo la carica al timer, è il perché gli diamo la carica, cioè se stiamo facendo, misurando una pausa, il pomodoro o quant'altro. Noi gli diamo semplicemente il tipo di azione che vogliamo fare, il pomodoro, il timer si adeguerà di conseguenza. Quindi io direi a questo punto di mettere qui anche le opzioni, quindi aggiungiamo anche la unit option alla interface. Ok, quindi in questo caso inizia a prendere forma. Forse il cosiddetto engine è una sovrastruttura che potremmo anche evitarci, anzi sicuramente. Quindi io farei destroy, formattiamo un po' meglio, quindi andiamo a creare sia le opzioni che nel momento della creazione hanno il loro default e da cui estrarremo i tempi per le nostre varie fasi del pomodoro. Siccome andiamo a creare sia oggetti sessione che oggetti opzione, dovremmo avere anche un distruttore per far sì che noi si abbia la certezza di distruggere tutto quello che viene creato. Dopodiché avremo più che uno start, perché il session è una cosa molto interna, quindi avremo uno start, avremo uno squash, come era scritto là, senza parametri ovviamente, perché dovrà avere una sessione in corso. E poi che altro c'era? Uno stop non lo metterei, una pausa non lo metterei, perché cioè noi abbiamo due possibilità: o facciamo uno start e lasciamo che il nostro timer ticchetti e arrivi in qualche modo alla fine e quindi la sessione termina, ma perché termina di, cioè muore di vecchiaia cioè termina di morte naturale, oppure con questo squash praticamente lo andiamo a, come dire, uccidere noi, nel senso che la terminiamo prematuramente e magari con questa azione la stessa cosa faremo con uno start, cioè se decideremo di fare uno start o blocchiamo lo start di qualsiasi altra cosa finché non facciamo squash, non è finito, cioè finché abbiamo una sessione, session in progress, non possiamo, come dire, non possiamo avviare nient'altro a meno che non decidiamo di fare lo squash. Poi magari lo squash di una pausa può avere un effetto trascurabile, anche se nella teoria, adesso non ho controllato Pomodoro Technique, ma tecnicamente anche le pause e il resto dovrebbero essere abbastanza
abbastanza rigide come, cioè le pause vanno fatte perché fa parte della metodologia proprio perché non andando a fare le pause. Adesso qui guardo cosa succede. Ah, già ha recuperato. Supponiamo di fare un piccolo break. Il break però ha lo stop, quindi lo stop si può stoppare mentre perché tecnicamente non usa il timer in un certo senso ok. Questo invece ha lo squash e quindi deve essere per forza arrestato. Ok. Come dire, ci sono un po' di cose in più. Allora, lì poi tutto sta poi come decidiamo di fare l'interfaccia, quindi in realtà poi lo stop, lo squash, qui mettiamo stop, poi se ci piace scrivere squash per dar l'idea, diciamo che ogni stage può essere interrotto. Dopo è chiaro che la gravità, chiaramente se veniamo a fine giornata abbiamo interrotto delle gran pause e non i pomodori, siamo fin troppo efficienti, quindi al netto della metodologia che se vogliamo seguirla eviteremo di stoppare a tutti gli effetti la pausa. Mentre per quanto riguarda gli stop dei pomodori sarà ovviamente più grave. Quindi tutta questa roba però, riflettendoci in questo momento, è roba che noi vediamo nel log, cioè ogni volta che noi abbiamo qualcosa, cioè la stoppiamo o termina nel log, ci andrà a finire ovviamente un'evidenza e quindi l'efficacia non è nell'azione se facciamo degli stop o degli squash, ma lo squash sarà ovviamente legato al fatto che ogni pomodoro stoppato è un pomodoro ovviamente non buono nella cesta e quindi non ci faremo la conserva, diciamo, con quelli alla fine della giornata se sono tutti schiacciati, la nostra pasta ce la mangiamo in bianco. Ok, quindi abbiamo create e destroy. Se vogliamo consentire di customizzare poi le opzioni, dobbiamo aggiungere una property, pom option, read options. Se vogliamo avere informazioni sulla sessione in corso, possiamo mettere anche una proprietà session di tipo pomo session, perché qui ci troviamo, come dire, un po' tutte le informazioni che vedevamo prima legate a quanto tempo rimane, che cosa stai facendo, se la pausa o il resto, quando è iniziato, quanti erano i minuti, ci sono tutte le informazioni. Oppure nil, cioè se è nil, cioè che è il null di C Sharp e altri linguaggi, indice un puntatore non assegnato, vuol dire che non stiamo facendo niente, quindi questo può essere anche il nostro oggettino che ci sta a indicare se stiamo lavorando oppure no, oppure siamo in un certo senso, potremmo dire, in idle, cioè in attesa, il nostro timer appoggiato sul tavolo e al momento non stiamo facendo nulla di nulla, quindi non stiamo neanche facendo la pausa, siamo proprio nulla facenti, quindi altre cose, quindi di sola lettura queste proprietà, perché qui dobbiamo ricevere riferimento all'oggetto per cambiare poi le proprietà che cambiano i valori, e qui per accedere analogamente alle proprietà della sessione, che però sono anch'esse di sola lettura, quindi alla fine noi la sessione se la troviamo, ne leggiamo le caratteristiche, ma è questo oggetto che padroneggia di fatto tutto quello che avviene all'interno della la creazione delle sessioni, cioè di fatto poi le crea e le distrugge, non fa. Cioè ogni sessione quando viene creata ha una sua durata nel tempo perché abbiamo una data ora da raggiungere e abbiamo il remaining time che ci dice cosa manca, ma di fatto, come dire, non è. La sessione non è che evolve, quindi sta lì, ha dei dati fissi di sola lettura, evolve solo perché noi andremo periodicamente a leggere, a monitorare questo stato e a verificare se il come dire se il se la sessione è terminata. A questo proposito, quello che effettivamente potrebbe servirci è un timer, quindi
Il timer è un componente di Delphi che noi troviamo sia nelle librerie, nella libreria VCL per Windows, sia nella libreria FireMonkey. Non sono uguali, perché nella libreria FireMonkey c'è un'implementazione di timer. Timer cos'è? È un qualcosa che è impostato con un intervallo abilitato, ogni tanto ci dà il tick, quindi non so, mettiamo 1000 millisecondi, lo abilitiamo, scatena un evento, e quindi se avete presente il set interval di JavaScript è più o meno analogo. È analogo anche come comportamento dal punto di vista che il timer poi non è un qualcosa che esegue forzatamente la funzione al termine quando scade il, come dire, il periodo dell'intervallo, ma va a mandare un messaggio all'applicazione, cioè se l'applicazione è impegnata, finisce ciò che sta facendo e poi gestisce l'evento del timer. Quindi qui non siamo in un contesto multithreading, secondo me per un'esigenza di questo tipo non ha neanche senso andare a introdurre, proprio perché non abbiamo un'interfaccia come dire che rimane bloccante, delle richieste REST, ma abbiamo dei calcoli sul tempo da fare. E mettiamo anche che non aggiorniamo l'interfaccia con una precisione assoluta, ci interessa poco perché stiamo misurando dei minuti e dei secondi, quindi delle grandezze relativamente molto grandi, tant'è vero che in un contesto reale useremo un timer da cucina, questo per ribadire il concetto che non è che serva la precisione assoluta, ma serve una convenzione o comunque uno strumento che ci faccia rimanere concentrati per un certo periodo di tempo. Poi tutt'al più ci servirà tutto ciò che sta di contorno, ad esempio avere una lista di task, magari poterla importare, poterla assegnare una per una al pomodoro, dire se abbiamo finito, registrare quelli completi. Quindi cioè quello che produce alla fine questa metodologia è che ha poi un valore, sia dare un metodo di lavoro a chi la utilizza, sia alla fine di tutto a generare un report che non è, deve essere necessariamente complesso, dove c'è scritto praticamente a fine della giornata noi lo guardiamo e tiriamo le somme su qual è stato la nostra capacità di scrivere il codice, fare delle operazioni e di lavorare fondamentalmente, quanto siamo stati interrotti e quanto. E sappiamo che tutte i pomodori, come dire, schiacciati ovviamente non sono produttivi, e quindi da quel momento in poi, se ci interessa, prenderemo provvedimenti. Quindi torniamo alla questione del timer. Io qui creo il timer perché voglio che il mio pomo timer effettivamente, come dire, ticchetti, cioè ogni tot tempo io posso decidere anche di renderlo, anzi lo renderò anche più frequente rispetto al secondo, ma potrebbe funzionare che una volta al secondo vada a verificare ad esempio se è una sessione in corso e se quella sessione è terminata, perché un conto sono le azioni di start e di stop esplicite che le fa l'utente in qualsiasi momento, un conto è faccio uno start e poi se sto lì devo avere qualcosa che vada in un certo senso a vedere a che punto sono arrivato per capire come dire se ho finito oppure no, o cosa mi manca. Quindi che si fa? Quindi andiamo qui e creiamo questo timer. Il timer è un componente, io avrei potuto implementare questo pomo timer in un data module e aggiungerlo direttamente come interfaccia grafica, qui ce lo andiamo a creare e collegare, utilizzare direttamente da codice, ma non vedo dei grossi problemi perché tutto sommato alla fine è una risorsa come un'altra. Solo la unit, allora qui ci dà timer può riferirsi a VCL extra controls timer oppure, vedete che in FireMonkey è molto più alto, la sua collocazione è proprio sotto FireMonkey types, addirittura la unit più generica, più general purpose che ci sia, quindi il timer è proprio un servizio di sistema. Poi la bellezza di FireMonkey è che noi utilizziamo il timer e funziona uguale dappertutto, poi sarà la libreria che deciderà a seconda dell'ambiente operativo, cioè dove noi andremo ad eseguire il nostro programma, sarà la libreria FireMonkey stessa a utilizzare i timer di Android, i timer da iOS, cioè quello che la piattaforma
ci metterà a disposizione per svolgere quella funzionalità. Quindi qui noi andiamo a usare FMX Types, che contiene la nostra implementazione di timer, che ovviamente dovremo configurare, abilitare quando serve, direi, e andare a sfruttare per il suo, diciamo, come temporizzatore, per riuscire a verificare periodicamente se la sessione, ammesso che sia in corso, è terminata oppure no, cioè se abbiamo raggiunto la fine. Anche perché non è che noi possiamo lasciarla scadere senza fare nulla, il timer deve suonare, se c'è qualcosa da loggare deve loggare, se abbiamo deciso di automatizzare ad esempio il passaggio alla pausa o comunque creare delle cose automatiche, cioè il timer nel momento in cui noi teniamo monitorata la situazione dovremo rispondere in qualche modo. Quindi iniziamo a scrivere un po' di codice, perché fino ad ora quello che abbiamo fatto di fatto è mettere giù le nostre unit, ok, dichiarare i metodi, però ci manca ancora tutta l'implementazione. Quindi facciamo Ctrl Shift C e magicamente Delphi va a crearci dalla dichiarazione il corpo di costruttore, istruttore e tutto quello che al momento abbiamo definito. Quindi cosa andiamo a fare? Iniziamo a creare ad esempio l'oggetto invocando il costruttore ereditato dalla classe base. Andiamo poi ad aggiungere, creare le nostre opzioni, quindi il nostro POMO option, sono un oggetto che dobbiamo creare e lo assegniamo a un campo privato da cui poi andremo a leggere le varie opzioni quando ci verrà chiesto ad esempio di avviare un pomodoro, una pausa, ad esempio i minuti, ma potremmo eventualmente aggiungere qualcos'altro anche in futuro. La session è un altro campo che però, come dire, partirà uguale a nil, cioè non abbiamo nel momento in cui creiamo il nostro timer non abbiamo una sessione in corso, ma non c'è bisogno di inizializzarlo perché Delphi automaticamente resetta la memoria dei campi, quindi gli interi vengono messi a zero, i booleani vengono messi a false, i puntatori a nil, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non abbiamo bisogno di scriverlo esplicitamente. Una cosa che dovremo invece andare a creare è il nostro T-timer, il nostro timer. Qui create possiamo decidere se assegnare, rendere questo oggetto l'owner del timer. L'oggetto intendo in realtà no, perché non è un componente. Quindi qui mettiamo nil. Dovremmo creare un FMX object, un component, quindi diciamo lasciamo la gestione, utilizziamo la gestione tradizionale degli oggetti, ovvero lo creiamo e nel distruttore lo andiamo a distruggere. Quindi qui andiamo a completare anche magari il nostro distruttore dicendo che se le opzioni sono diverse da nil, free and nil, metto un breakpoint, andiamo ad aggiungere le unit free and nil options, quindi distruggiamo le opzioni se il timer è stato inizializzato, free and nil timer, quindi uccidiamo anche il timer. Ok. Quindi tutto quello che abbiamo creato, quando veniamo istrutti lo andiamo a distruggere, e in questo modo noi abbiamo sempre la garanzia che non abbiamo i memory leak, quindi siamo bravi, siamo dei bravi gestori della memoria e teniamo pulito quello che sporchiamo, quindi esattamente come in cucina, come diceva l'istruttore, il mio istruttore di cucina. La regola è che lo sporco non deve mai incrociare il pulito, quindi questo era quello che è. Quindi start e stop diciamo che sono un pochino già un po' di core, di logica core, cioè dentro andiamo già a come dire, implementare avvio della sessione, ok, mettiamo un to do, cioè qui dovremmo scrivere e arresto
forzato, si intende della sessione corrente. Ci deve essere ovviamente una sessione in corso prima di poterla arrestare. Ok, quindi andiamo, prima di implementare questo, finiamo con, allora, le opzioni. Direi che al momento sono, è sufficiente crearlo, perché nella create noi abbiamo messo, al momento abbiamo messo solo i minuti e li abbiamo inizializzati, quindi abbiamo un oggetto opzioni che ci consente di personalizzarle, ma che ha anche dei default, e quindi siamo a posto. Se nessuno stabilisce o ci va a variare queste informazioni, noi ci accontentiamo. Sul timer invece dobbiamo fare un'altra, come dire, allora partiamo disabilitata, se non mi ricordo qual è il default, ma credo che sia attivo, e dobbiamo dargli anche un interval. Adesso questo decidiamo se customizzarlo o meno. Io lo metto a 250 o a 300, comunque qualcosa che stia in un certo senso al di sotto del, che non sia troppo elevato, cioè arriva al secondo, ma che non sia neanche troppo basso, tipo 10 millisecondi, perché non ci interessa quella precisione. Però se stiamo sul secondo, ad esempio, a volte magari vediamo che, non so, nel momento in cui andremo a visualizzare il contatore avremo il secondo che cambia subito, poi aspetta di più, perché secondo di come arriviamo, quindi se lo teniamo più basso del secondo, comunque lasciamo passare meno tempo quando scatta, per andare ad aggiornare sull'interfaccia, andare a fare i controlli. Quindi diciamo che questo possiamo decidere in seguito se renderlo customizzabile oppure tararlo a seconda di, degli effetti che vogliamo ottenere. Quindi sicuramente lo spegniamo e fissiamo l'intervallo. Un'altra cosa che dovremmo fare è intercettarne il tick, quindi normalmente se questo è un componente che prendiamo e trasciniamo sul, sulla nostra maschera, sulla finestra, c'è il property inspector in Delphi, quindi andremo qui, sceglieremo l'evento, facciamo un doppio clic e mettiamo il codice. Qui dobbiamo fare un pochino tutto a mano, ovvero c'è la proprietà onTimer, che è una proprietà che cos'ha di diverso dalle altre: non prende un valore intero un booleano, ma fa riferimento a un tipo NotifyEvent, che è un evento, ossia è un tipo che definisce la firma di un metodo. OfObject sta a indicare che c'è un, che stiamo parlando del metodo di un oggetto. Quindi ci vuole un oggetto che abbia un procedure, quindi non una funzione, ma qualcosa che non restituisca un valore, e che accetti come parametro il sender, che è praticamente l'oggetto che ha scatenato l'evento. Quindi, come qualsiasi altra proprietà, anche questa può essere valorizzata, ma invece che dargli un valore in un certo senso numerico, lo assegneremo a un metodo. Cioè dovremmo fare un metodo che sia compatibile con questa firma. Quindi, se ci può essere utile per chi magari non ha familiarità, se la può andare, come dire, a copiare qui, ovvero dovremmo creare una procedure qui, ovviamente dandogli magari un nome, ad esempio handle timer tick, non so come chiamarlo, o handle timer, handle internal timer, non lo so, chiamiamola pure timer tick, eccetera eccetera. Quindi la possiamo, li possiamo definire esattamente come vogliamo. Quindi, e qui mettiamo un punto e virgola, e questo è praticamente un metodo compatibile con questa firma. OfObject sta a indicare che è un metodo che fa parte di una classe. Adesso una procedure è una procedure, e metodo del nome deve avere un parametro di tipo tObject. Quindi qui possiamo assegnare la nostra handle internal timer come metodo da assegnare all'evento on timer. Quindi stiamo passando il puntatore a una procedura da eseguire nel momento in cui il timer darà il suo tick, cioè ovvero ogni 200 millisecondi questa funzione ci verrà eseguita, nel momento in cui il timer ovviamente passerà allo stato attivo, e lo porteremo allo stato attivo solo quando c'è
ovviamente una sessione in corso. Quindi qui è in errore perché l'abbiamo dichiarato ma non l'abbiamo ancora implementato. Andiamo a fare lo shortcut e qui mettiamo l'implementazione verifica stato della sessione corrente, cioè questo praticamente è il ticchettio del nostro timer, quindi il nostro timer quando ticchetta o continua a ticchettare, cioè continua ad andare avanti e ad aggiornare il suo valore, quello che manca alla fine. Nel nostro caso non dobbiamo fare nulla perché quando ticchettiamo, se andiamo a verificare il valore, già lo vediamo aggiornato, cioè noi abbiamo una data ora da raggiungere e ogni volta andiamo a vedere quanto manca e quindi di fatto non è un dato che dobbiamo calcolare o tenere aggiornato necessariamente. Lo aggiorneremo e lo terremo aggiornato sull'interfaccia, ecco, in questo caso. Ma nel momento in cui però vediamo che stiamo ticchettando, abbiamo una sessione e siamo arrivati alla fine, cioè abbiamo esaurito il tempo, dovremo praticamente, quello che implementeremo qui dentro sarà il drin del nostro campanello, ovvero la sessione terminerà e noi dovremo segnalare in qualche modo all'interfaccia utente o cambiando delle proprietà sul componente o aggiungendo a nostra volta degli altri eventi, perché anche questo possiamo eventualmente farlo, che la sessione è terminata, cioè siamo arrivati in fondo, quindi abbiamo esaurito il timer, quindi potremmo anche fare un evento on ring che suona nel momento, lui suona solo quando ovviamente arriva in fondo, perché altrimenti quando noi lo carichiamo o lo possiamo o ci mettiamo una mano sopra, lo stoppiamo, lo mettiamo in pausa, potremmo fare anche quello in effetti, o lo ricarichiamo con un altro tempo per un altro motivo, oppure lo lasciamo andare in fondo. Quindi questo è un po' il ok, come potremmo fare questa logica? Proviamo ad abbozzarla magari un momento e poi vediamo ovviamente se proseguire, vediamo magari un'altra volta. Ad esempio, come facciamo lo stage? Allora, intanto potrebbe essere utile sapere quando c'è una sessione in corso oppure quando il nostro, come dire, timer è in idle. Innanzitutto sul destroy aggiungiamo anche una cosa che non abbiamo messo, ovvero che se c'è un oggetto session inizializzato andiamo a ucciderlo, perché siccome li creiamo noi, noi lo andremo a distruggere eventualmente nel momento in cui lo creiamo, una sessione termina, lo andiamo a distruggere. Ma se ci capita di distruggere il nostro timer mentre è una sessione è attiva, immaginate di tirargli sopra, nella realtà di andargli a tirare sopra una martellata e quindi distruggerlo proprio in mille pezzi. Cioè, se c'è una sessione attiva, o noi facciamo uno stop, la consideriamo come uno stop e quindi facciamo uno stop session e andiamo a distruggerla, ma in ogni caso dobbiamo sempre garantire che se session è valorizzato, quell'oggetto va distrutto. Quindi se vogliamo facciamo uno stop prima, in questo caso non lo faccio e quindi questo mi garantisce che lo stop sia, come dire, terminato. Una cosa che dovrò verificare, ad esempio se faccio uno start, è che se il mio timer sta già lavorando, ovvero se la mia session, se una sessione in corso, io o sollevo un errore, quindi io tiro su un'eccezione, oppure esco, cioè non posso fare lo start. O meglio, in realtà potrei farlo con uno stop della sessione attuale e poi avviare uno start, ma facciamo che uno debba fare lo stop esplicito, così se per caso si sbaglia non corre il rischio di magari riavviare una sessione perché si è scordato e va a perdere il dato e magari si sbaglia, perché noi poi spegneremo il pulsante e costringeremo l'utente ad arrestare la sessione corrente prima di avviarne un'altra. Quindi questa è una verifica da fare, cioè noi diciamo vogliamo avviare una sessione, abbiamo già una sessione attiva e allora usciamo, cioè non possiamo avviarne un'altra a meno che non la stoppiamo, che è la procedura che gestisce tutta questa parte. Questo session uguale a nil diverso da nil, se vogliamo formalizzare il fatto che la presenza di un oggetto che rappresenta la sessione di lavoro che stiamo facendo sia sintomo del fatto che il
nostro timer sta ticchettando, cioè sta andando, cioè sei che è un work in progress, chiamiamolo pure working, non so come definirlo, potremmo aggiungere una proprietà qui, anzi aggiungiamola, chiamiamola o running o working, chiamiamolo working, oppure potremmo al contrario usare idle. Idle sta a indicare che il nostro timer è fermo, è in attesa, non sta facendo nulla e ad esempio potremmo dargli una carica, quindi idle è quando non sta facendo nulla, ovvero non ha una sessione. Come lo leggiamo? Da una funzione che si chiama isIdle. Cioè dobbiamo implementare una funzione, a questo punto facciamo una funzione, facciamo prima così, idle di tipo boolean, cioè noi andiamo a formalizzare che l'oggetto sessione, se è valorizzato o meno, per noi ha un significato e sta a indicare se sta lavorando o meno. In questo modo, come dire, anche per le cose sul clean code che abbiamo visto nelle live precedenti, questo tipo di operazione come dire, ci aiuta e descrive quali sono i nostri intenti nell'utilizzo di questi campi. Quindi idle vuol dire che il timer in pausa, ovvero da true quando session è uguale a nil, cioè quando l'oggetto session non è inizializzato, vuol dire che la sessione rappresenta praticamente quello che noi stiamo facendo, quando abbiamo iniziato a farlo, quando ci si aspetta che finisca, quanto tempo manca, cioè è il nostro contenitore dei dati. Se non è inizializzato, vuol dire che il timer è spento. Quindi qui dove c'è in start potremmo scrivere invece che potremmo dire che se non è in idle usciamo, cioè il scritto così è un pochino meglio, sta a indicare che il nostro timer pomodoro, se non è in attesa, cioè sta lavorando, non possiamo dargli, non possiamo fargli fare un altro task, dobbiamo prima terminare quello che è in corso. Poi voi direte, ok, se io ho fatto un task posso sempre ricaricarlo. Però mettiamo che abbiamo girato il timer fino a 20 minuti e vogliamo fare una pausa da 10, dobbiamo aspettare che siano sorti 10 prima di, come minimo da 10 in giù prima di poterlo caricare, quindi formalmente anche a livello fisico un timer deve essere fermo per essere ricaricato, a meno che non mettiamo una condizione che lo carichi di un tempo che sia minore, maggiore o di, come dire, del tempo attuale che rimane, ma mi sembra di complicarlo ulteriormente, dice anche, va anche out of scope perché nel pomodoro, cioè tutti questi trucchi di fatto sono riassunti da un concetto che il pomodoro non è più valido. La pausa è difficile che uno dica ok, aspetta che riparto prima e non dovrebbe farlo. E il pomodoro non si riparte assolutamente perché se poi uno utilizza questa app e la metodologia è barra di continuo, allora può fare anche a meno, cioè non. Cioè, come farsi l'esame di coscienza allo specchio e raccontarsi delle balle, cioè andate a letto, si fa prima. Quindi, questa la metto come citazione, me la clippo da solo. Per cui, se non è in idle, usciamo. Qui avrei potuto scrivere ovviamente if idle, then facciamo tutto, ma io sono abituato a strutturare i metodi in modo da controllare prima tutte le precondizioni che ci consentono di andare avanti. E alla fine, se non c'è nessuna preclusione, eseguiamo quello che dobbiamo effettivamente fare. In questo modo il codice si espande, perché magari voi scrivete if sei in idle, then allora se è true, allora se è anche true, vedete che il codice inizia a spostarsi sulla destra e vi esce dallo schermo. Invece facciamo una cosa, dobbiamo avviare una nuova sessione. Non siamo in pausa, stiamo lavorando, si esce, non si può andare avanti. Se proseguiamo vuol dire che questa condizione l'abbiamo verificata. A questo punto cosa potremmo dire? Vabbè, ovviamente adesso sarò banale, però se a stage, a parte che questo non è un oggetto, è un numerativo, quindi sicuramente avrà un valore valido. La cosa che dovremmo andare a fare, ecco, se può essere utile, magari divide timpera, mettiamo giù, dobbiamo recuperare il timing,
i minuti per la fase che dobbiamo, di cui abbiamo, dobbiamo avviare la sessione, e poi dobbiamo fare l'avvio della sessione, cioè creare l'oggetto che la rappresenta. Quindi che andiamo a fare qui? I minuti della fase l'abbiamo in option, option, abbiamo la famosa proprietà minutes, ecco che adesso ci viene comoda perché tra parentesi quadre è come un array associativo, abbiamo il contenitore delle opzioni, abbiamo i minuti, qui dentro andiamo a mettere lo stage che ci interessa, che ci viene passato, e questa roba ci darà i nostri minuti. Teniamola lì un attimo, quindi i minuti ce li abbiamo. Dobbiamo creare l'oggetto, quindi cosa andremo a fare? Andremo a fare session, ok, pomo session, quindi creiamo una nuova sessione con lo stage che abbiamo indicato, quindi per la fase di pomodoro, pausa, eccetera, e gli passeremo qui l'altro parametro che vuole, sono i minuti, che recuperiamo da questa cosa qui. Quindi i minuti li abbiamo recuperati, l'oggetto l'abbiamo creato, in un certo senso potremmo dire che la nostra logica è a posto. L'unica cosa che abbiamo definito per cosa stiamo lavorando, questo è se stiamo facendo la pausa, il pomodoro, la sessione viene inizializzata partendo da adesso con i minuti, sappiamo quando finirà, ci manca una cosa, dobbiamo tenerla monitorata tramite il nostro timer interno, quindi andremo sul timer, metteremo enabled uguale a true, potremmo anche lasciarlo sempre true il timer, ma questa è un'ottimizzazione, diciamo che non ha senso avere un timer che gira e manda messaggi se non abbiamo niente da controllare, quindi lasciamolo così. E ok, quindi abbiamo il timer inizia a ticchettare, quindi quando ticchetterà cosa succede? Che arriveremo qui e dovremo verificare lo stato della sessione corrente. Ad esempio qui una condizione già potremmo metterla, if idle, cioè exit, cioè il timer ticchetta, mettiamo che ticchetta e non stiamo facendo nulla, usciamo, perché vuol dire che non abbiamo nulla da gestire, se non abbiamo una sessione in corso non abbiamo nulla da controllare, qui stiamo controllando se la sessione è finita, se non ce l'abbiamo possiamo già uscire e non fare niente. Quindi mettiamo che il timer rimanga abilitato più del dovuto, in questo modo ce la gestiamo tranquillamente. Quindi qui creiamo la sessione timer enabled da true, poi aggiungeremo magari anche del codice per non lo so, andare a gestire degli eventi, a fare delle cose. Vedo una coda che passa alle mie spalle, c'è il gatto che... analogamente lo stop, noi vogliamo stoppare una sessione, cosa facciamo? Intanto andiamo a vedere che se siamo in idle, cioè non stiamo facendo niente, allora usciamo, perché stoppare una cosa già stoppata, cioè non abbiamo una sessione, quindi mentre per avviarla non dobbiamo averne una in corso, per stopparla dobbiamo avercela, quindi se siamo in pausa usciamo. A questo punto, se non siamo in idle, vuol dire che un oggetto session, dentro la session qualcosa ce l'abbiamo. Quindi cosa andremo a fare? Andremo a fare un free and nil della nostra sessione. Quindi prenderemo la sessione e la buttiamo via a tutti gli effetti, cioè quello che c'è dentro non ci interessa più. È chiaro che se io qui voglio fare dei log, voglio gestire un po' di cose, dovrò fare anche delle altre cose. Cioè, in questo caso io sto solo interrompendo e abortendo una sessione, quindi nulla di che. Quello che manca a questo oggetto è notificare queste cose qui, o comunque come dire, andare a tenere traccia del fatto che ok, ho chiuso una sessione, da qualche parte dovrò generare un evento, scrivermi un log che la sessione è terminata. Handle internal timer cosa fa? Fa la stessa controlla, se siamo, non stiamo facendo nulla continuiamo a non far nulla, usciamo, altrimenti se abbiamo una sessione dobbiamo andare a vedere se is ended, cioè se la nostra sessione è terminata. Quindi facciamo not exit, cioè una sessione a questo punto ce l'abbiamo se stiamo lavorando,
andiamo a chiamare quella funzione che, considerato quando è partita, i minuti e quando dovrebbe terminare, ci dice se questo intervallo è già stato superato e quindi se la sessione è da considerare come già finita. Se non è ancora finita, usciamo perché non abbiamo nulla da fare, la nostra sessione sta continuando. Cioè, quello che potremmo fare è lasciarla andare, a un certo punto finirà, oppure fare uno stop. In caso contrario, se è finita, ovviamente la sessione termina e quindi io cosa dovrò fare? Dovrò notificare qualcuno, diciamo, questo lo anticipo, e distruggere la sessione. Cioè, distruggere la sessione vuol dire l'oggetto che ho creato lo distruggo perché non devo lasciare memory leak, e lo vado anche a mettere a nil. In questo modo il contatore risulterà che non starà facendo niente. Ok, quindi qua in mezzo diciamo che dovrò gestire log o evento per fine sessione. Ok, e qui in fondo diciamo che prima di distruggerla dovrò mettere un to do, gestire log evento per stop forzato della sessione da parte dell'utente. Cioè, se nessuno viene a conoscenza di questi eventi, noi la vediamo, noi abbiamo, in realtà poi abbiamo fatto un timer che ha senso. Cioè, il nostro timer avvia, prende in carico un'attività da fare che può essere il pomodoro o la pausa, e in base a quella va a recuperare i minuti che sono configurati per cui deve durare finché è, e poi avvia il ticchettio di controllo. Quando ticchetta, noi abbiamo due possibilità: lasciarlo andare finché non ha finito, oppure stopparlo. Nel momento in cui l'abbiamo stoppato, possiamo avviare un altro lavoro, e questo poi fondamentalmente è quello che fa questa classe. Io adesso non ho ancora neanche fatto un build, però proviamo a vedere se compila, quindi va, per dirla alla nostra maniera. Come logica, in un certo senso, abbiamo già messo dentro un po' di cose, il concetto di sessione, quindi di intervallo temporale in cui noi stiamo lavorando per un qualche motivo, stiamo facendo la pausa, abbiamo messo le durate configurabili, abbiamo il concetto di questa sessione che dura e dovrà finire in un certo momento, abbiamo il timer che le avvia e le stoppa, quindi diamo la carica e le tiene controllate. A livello di codifica direi che è quasi completa, fatto salvo la costruzione ovviamente di quella che è l'interfaccia utente. Siamo in live da 2 ore e un quarto, quindi questa ce la terremo direi per la prossima volta, per una prossima live, così non appesantiamo troppo, dove andremo ad agganciare a questa logica che abbiamo scritto un'interfaccia utente vera e propria, e quindi a questo punto andremo a visualizzare, ad aggiornare il tempo, a scegliere che cosa fare, se fare la pausa, il pomodoro, ci aggiungeremo magari anche qualche effetto sonoro perché c'è la possibilità di farlo. In poche parole ci gestiremo un po' tutto quello che è il qualcosa che renda questa logica a questo punto testabile e configurabile. Non tiro in ballo al momento gli unit test perché non voglio tediare con un altro codice, per cui abbiamo raggiunto almeno a livello logico apparentemente un discreto risultato. Vedremo poi successivamente, agganciato alla grafica, di farlo funzionare, e da lì poi andremo ad arricchire il nostro progettino con non so, una configurazione da caricare da file, una maschera per configurarle, per cambiare le opzioni, magari delle notifiche nell'area tray, eccetera eccetera, e quindi andremo un po' ad aggiungerci un pochino tutte le cose che servono. Quindi questa è, diciamo, stata un po' la parte più impegnativa, perché abbiamo intanto spiegato che cos'era la metodologia, quindi fatto un excursus, provato a mettere giù una possibile implementazione di progetto, e ci manca solo di vederlo, come dire, funzionare con un'interfaccina utente che possa essere interessante, quindi fare l'applicazione vera e propria. Questa cosa ce la teniamo per la prossima volta, che è un po' più ricreativa magari, e per il momento ci fermiamo qui, così magari un po' di gente tornerà dalle ferie, così la prossima volta magari
riusciamo a lavoriamo un po' più sulla personalizzazione, che forse questo tipo di lavoro che abbiamo fatto stasera ci sta, che farlo così con un po' di tranquillità e mettendo assieme le cose, perché altrimenti diventa difficile, come dire, senza concentrarsi a mettere giù qualcosa che abbia un senso. E quindi grazie per il follow a Kekil11, sarà il numero della maglietta di calcio, immagino, qualcosa del genere. Quindi io direi che per questa sera ci fermiamo qui, poi faremo una prossima live. Per il momento siamo abbastanza soddisfatti del risultato, anche se non sappiamo se funziona perché non l'ho mai lanciato e quindi non ho ancora un'interfaccia per testarlo, e non ho voluto mettere giù un'interfaccia da buttare via o dei test per non complicare ulteriormente la logica. Quindi la prossima volta direi che ci dedichiamo a questa attività. Ok, spero come sempre che la live sia stata abbastanza interessante dal punto di vista. È chiaro che finché si codifica, si scrive codice, diventa sempre un pochino più tedioso rispetto al drag and drop o cose di più ricreative come lo studio dell'interfaccia utente, però la prossima volta sicuramente sarà un po' più rilassante. Adesso che abbiamo questa logica, anzi, così ci deve essere la curiosità di testare, di vedere se funziona e poi valutare tutte le varie possibilità di, come dire, andarla a integrare con delle funzionalità aggiuntive, tipo caricare la configurazione da disco, consentire all'utente di personalizzarla, mettere tutti i gradienti, gli effetti. Quindi nella prossima live sicuramente da questo punto di vista ci divertiremo. Sentiamo cosa ne pensa Bastianich. Ultimamente non mi incazzo, ma sono un po' incazzato perché mi sembra che tu ci stai prendendo noi in giro. Ti diverti col nostro tempo, bravo, complimenti. Calza, questo calza proprio per me. Ok, quindi io direi che vi abbandono qui. Ringrazio chi si è collegato, chi è sempre presente, supporter. Chi si è collegato anche dopo, sperando comunque la live rimarrà per qualche giorno, per diversi giorni anche su Twitch, e poi la carico anche su YouTube. Magari lascio, ok, qui il comando dei social con i link dove poter trovare sia il canale YouTube sia, vabbè, a parte il blog, il mio blog tecnico, il podcast, profilo LinkedIn, cioè, non si può dire che sia sfuggente perché ho fatto i conti di quante pagine, la cosa Twitch, il canale YouTube, quindi sto a momenti. Mi manca solo TikTok, ma quello penso che lo lascerò. mai dire mai, ma cioè, anche Instagram, giusto, è vero, c'è anche quello. Twitter, quindi ci sono tutti. Così se volete seguirmi e anche darmi dei suggerimenti per delle cose che potrebbero incuriosirvi nelle prossime live, la porta, l'orecchio è sempre attivo, la porta è sempre aperta, e quindi mi fa sempre piacere ricevere dei feedback anche su come migliorare, perché alla fine siamo qui anche per imparare. Anzi, fino ad oggi abbiamo molto imparato, più che spiegato, e quindi sono abbastanza felice della mia presenza su questo spazio. Quindi mi lascio gli ASMR, come fanno, tico tico. Vi ringrazio di nuovo per la presenza e ci vediamo alla prossima live. Ciao a tutti quanti e buonanotte.